Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Questo programma è realizzato grazie alla collaborazione di... Bentrovati con la puntata numero 384 di Transport, l'approfondimento sul mondo del porto, del trasporto e della logistica. Parliamo proprio di logistica in apertura perché è stato firmato un importante accordo tra WIR e Italmercati, un accordo che permetterà di avere meno sprechi e meno insufficienze per quanto riguarda il sistema di logistica e trasporti degli alimenti. Ascoltiamo le parole dei protagonisti di questa importante firma. Questo protocollo che abbiamo sottoscritto questa mattina, secondo me, è una pagina importante della collaborazione istituzionale, che è una delle cifre con cui ho voluto caratterizzare anche la mia presidenza, cioè aprirsi a collaborazioni, a strategie comuni con altri mondi, con altri settori contigui al nostro. Questo con gli interporti, secondo me, è uno di quelli più interessanti da questo punto di vista. Poi ovviamente ci sono i contenuti, questa è la cornice che è molto importante. I contenuti, secondo me, sono dei contenuti strategici perché mettono insieme diciamo, la possibilità di condividere progetti sul trasporto di lunga distanza, ma anche e soprattutto la logistica urbana, che per i mercati all'ingrosso è una nuova frontiera. La nuova frontiera dei mercati all'ingrosso è diventare gli hub della distribuzione urbana dei prodotti in modo sostenibile, non inquinante, e quindi questo muoversi in questa direzione, secondo me, è un modo, farlo insieme a questo settore degli interporti, è un modo per rafforzare questa nostra progettualità. Un'iniziativa importante anche perché il binomio agricoltura e logistica vanno molto vicino. Tanto più efficiente la logistica, tanto più ne giova l'agricoltura. Quindi complimenti a Italmercati e all'Unione Interporti Riuniti. Oggi è una giornata molto importante, questo protocollo d'intesa, che è un protocollo molto operativo, mette attorno a un tavolo due realtà che di fatto già collaborano e hanno diversi momenti di interscambio, che sono l'Unione Interporti e i centri agroalimentari, e noi puntiamo a risolvere parecchi problemi di natura concreta, come far viaggiare la merce con l'intermodalità, in particolare quella agroalimentare, e l'internazionalizzazione, cioè presentarci al mondo come un unico grande blocco, cosa che spesso in Italia non avviene, dove ognuno guarda un po' al suo orticello. Noi vogliamo lavorare insieme e presentarci in ogni occasione come un'unica grande realtà. Bene, questo protocollo d'intesa fra UIR e Italmercati è straordinariamente importante ed è arrivato proprio nel momento giusto, perché mai come adesso i temi delle infrastrutture, dell'organizzazione delle reti logistiche intermodali e internazionali si unisce con l'esigenza della gestione dei flussi verso la città, quindi il tema delle consegne dell'ultimo miglio. E due strutture così apparentemente separate come i mercati all'ingrosso dell'ortofrutta e dei prodotti freschi e i nodi logistici intermodali, ebbene, invece hanno fortissime sinergie da sviluppare insieme in un'ottica sia di internazionalizzazione sia di gestione dei flussi delle merci. Per fare sinergia bisogna partire da un accordo, e questo accordo lavora proprio per questa nuova modalità di integrazione fra questi due grandi centri logistici, i mercati all'ingrosso e i nodi e i centri intermodali, che prima non avevano mai collaborato insieme. Quindi è un momento importante e siamo sicuri che ci saranno grandi risultati anche a breve. E adesso un focus sulla sostenibilità. A parlarcene è Andrea Condotta, che si occupa di questi temi anche in Gruber Logistics, è stato protagonista nella Green Week di Parma e poi ci anticipa anche un importante evento che si terrà prossimamente nei nostri studi.
Ed eccoci collegati con Andrea Condotta è Public Affairs e Innovation Manager di Gruber Logistics, ma soprattutto si è occupato di curare la parte scientifica della sessione logistica della Green Week di Parma. E allora parliamo proprio di cosa si è discusso alla Green Week di Parma, soprattutto di sostenibilità ambientale. Intanto è una notizia che c'era la logistica, no? Nel senso che tendenzialmente la logistica viene un po' dimenticata, invece questa è la prima edizione di fatto della Green Week, che è il festival più importante della Green Economy in Italia, in cui la logistica ha un ruolo da protagonista, per cui sono stato molto felice di avere questo ruolo di curatore scientifico della sessione logistica, che è di fatto stata composta da 5 panel in cui si sono discusse varie tematiche sul tema sostenibilità ambientale. In uno di questi panel, peraltro, era presente anche il ministro Giovannini, che ha proprio nominato il suo ministero, ha cambiato il nome del ministero, incentrandolo sul tema della mobilità sostenibile. I temi trattati sono stati molto diversi, dall'utilizzo di carburanti alternativi, l'utilizzo delle intermodalità, e soprattutto la cosa interessante della Green Week è che si è andato estremamente in profondità sulle varie tematiche, quindi sono stati abbattuti i dogmi della soluzione facile, e di fatto si è scavato in profondità fino a capire che la transizione verso una mobilità sostenibile non può avvenire perché un soggetto o una categoria di soggetti decide di fare un passo in quella direzione. Il cambiamento ci sarà e di fatto sta avvenendo proprio perché soggetti pubblici, privati e soggetti privati di tutta la catena logistica, quindi dall'operatore logistico allo shipper, a vari soggetti, si stanno impegnando veramente per la sostenibilità. Siamo passati da qualche anno fa in cui di sostenibilità non si parlava, ad oggi in cui non si può non parlare di sostenibilità, vero anche che dobbiamo fare un passo successivo per avere probabilmente meno chiacchiere sulla sostenibilità, ma portare progetti concreti sul tavolo. E insomma, sì, sicuramente la speranza è che tutti questi progetti, tutte queste idee e anche queste novità che trovano riscontro nei nomi dei ministeri, dalla transizione ecologica alle infrastrutture e mobilità sostenibili, trovino poi un riscontro concreto nell'applicazione di nuove norme e di realtà, insomma, che si potranno toccare con mano. Abbiamo accennato alla sostenibilità ambientale di cui si è discusso a Parma nel corso della Green Week, ma c'è un altro aspetto della sostenibilità che va approfondito ed è quello della sostenibilità sociale. Noi ce ne occuperemo fra qualche settimana in un incontro che si terrà nei nostri studi, a cui parteciperà anche Gruber Logistics. Ma cosa ha di peculiare la sostenibilità sociale Condotta? Beh, diciamo che oggi la sostenibilità sociale viene accostata alla logistica in maniera non particolarmente lusinghiera. Dobbiamo dire, insomma, che se andiamo a vedere le cronache di questi giorni, i casi che stanno uscendo, insomma, il tema è, e la domanda è: la logistica è veramente sostenibile dal punto di vista sociale? Quindi questo è davvero il tema che dobbiamo affrontare oggi. E se non lo è, se ci sono delle zone grigie, soprattutto nella logistica italiana, capire quali sono. Come azienda, come Gruber Logistics, noi di fatto siamo entrati nella logistica in Italia da poco, direi da 2-3 anni. Noi avevamo una forte esperienza di logistica in altri contesti, in altri paesi, siamo presenti in oltre 10 paesi con 35 filiali, eravamo molto forti in Germania e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in Italia. Quello che abbiamo fatto, che in qualche modo peculiare, è che l'abbiamo fatto come lo facevamo in altri paesi. Per cui tipicamente in Italia l'operatore logistico esternalizza buona parte del suo lavoro e noi abbiamo di fatto acquisito personale diretto. L'abbiamo fatto in realtà con un focus sull'incremento della qualità del servizio e quindi avere personale nostro formato come richiediamo che venga formato noi. Però chiaramente questo ha delle ripercussioni sul tema della sostenibilità sociale, nel senso che se è personale nostro sappiamo esattamente quanto viene pagato, se gli vengono pagati i contributi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che questa è la nostra peculiarità. È comunque anche qui un tema complesso. Se appunto, come sta venendo fuori, esistono delle zone grigie nella logistica in Italia, questo è un tema che va affrontato su più livelli e da più attori della catena logistica. Non punterei il dito sugli operatori logistici, punterei il dito sul sistema che deve cambiare.
visite specialistiche, prevenzione, fisioterapia, odontoiatria, rimborso ticket. In una parola, sanità integrativa. Se sei un dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione, scopri subito le prestazioni garantite da Sanilog, il fondo di sanità integrativa che ti dà importanti servizi per la prevenzione e la cura della tua salute. Il bene più importante. Forse non lo sai, ma Sanilog è un tuo diritto. Scopri di più su sanilog.info. Più di 800 lavoratori, più di 1000 automezzi, più di 2 milioni di Teus movimentati ogni anno, con 200.000 trasporti e 42 milioni di chilometri percorsi. Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. A proposito di sostenibilità, riprendiamo parlando di Genova, del porto di Genova, PSA SEC e PSA Genova Pra, che si sono fuse un anno fa, e proprio a un anno da a quella fusione hanno presentato il bilancio di sostenibilità 2020. Oggi intanto primo compleanno di questa fusione. In questo anno avete iniziato a raggiungere alcuni degli obiettivi che vi erate preposti quando avete messo nero su bianco questa scelta? Assolutamente sì, intanto abbiamo integrato e stiamo integrando le due aziende, abbiamo mantenuto le promesse fatte, per cui non abbiamo toccato una persona, e mediamente nelle fusioni c'è sempre qualcuno che balla, non abbiamo fatto ballare nessuno, stiamo garantendo tutto come prima e chiaramente in parte qualche sinergia nei dipartimenti come gli acquisti, come la contabilità, come la gestione del personale, noi li stiamo già ottenendo con dei buoni risultati. Direi che il bilancio è positivo, che segue il piano di integrazione che avevamo fatto ed era stato approvato dai nostri azionisti. Ovviamente il progetto di un merge di due aziende così importanti si esaurisce in almeno 3 anni di tempo. Perciò, diciamo, come primo bilancio siamo soddisfatti ed è positivo, ma è ancora un percorso che ha ancora delle tappe importanti che faremo nei prossimi mesi. Oltre al bilancio, insomma, in generale dell'anno dalla fusione, adesso c'è anche il bilancio di sostenibilità. Sì, il bilancio sostenibilità è un'altra tappa fondamentale, perché la responsabilità è uno degli elementi che ora tutte le aziende sono obbligate a portare avanti: la responsabilità sociale, la responsabilità ambientale, la parte, diciamo, etica e la parte della sicurezza. Perciò sono tutti aspetti in cui le aziende verranno giudicate da queste, e noi crediamo in questi obiettivi. Ovviamente l'aspetto ambientale è fondamentale, ci sono tanti investimenti nel settore da parte di PSA in vista dei prossimi anni. Sì, già noi abbiamo iniziato, perché noi abbiamo già iniziato a sostituire i mezzi diesel con gru elettriche, abbiamo fatto degli impianti per il recupero dell'acqua, compriamo solo energia verde prodotta da fonti rinnovabili. È chiaro che è un processo molto lungo, prevede degli investimenti molto importanti, ma questa è una volontà del gruppo del quale facciamo parte e noi la stiamo perseguendo. Siete preoccupati dalla situazione delle infrastrutture che si connettono al porto? Sarà un agosto particolarmente difficile tra le chiusure in autostrada e la chiusura della stazione marittima? Siamo preoccupati come tutti i cittadini di Genova e dintorni, perché francamente questo è un colpo che non ci voleva dopo la pandemia, in crescita come eravamo. Questo può creare qualche problema logistico per tutti.
Come pensate di affrontare questo periodo particolarmente difficile? Con il rosario in mano. No, scherzi a parte, è chiaro che la fede da sola non può bastare, insomma dobbiamo mettere a punto un piano di azione per cercare di far passare non soltanto il mese di agosto ma anche insomma, il resto dell'anno nel modo più efficiente e creando meno disagi alla nostra operatività, ma è uno sforzo comune, insomma noi da soli non possiamo fare nulla se non assieme agli altri terminalisti e agli altri attori della catena logistica. E adesso a Roma per andare ad ascoltare altre voci, altri protagonisti dalle giornate nazionali del MAS che si sono tenute nella capitale qualche giorno fa. Vediamo quali sono le esperienze di alcune delle aziende che hanno partecipato a questi due giorni organizzata da TTS Italia e da Club Italia. Si parla proprio di mobility as a service, insomma, una due giorni con questo tema al centro. Open Move, che già da tempo comunque porta avanti attività di questo tipo, integra un po' di servizi. Ci racconti un po', insomma, l'esperienza dalla quale siete partiti? Assolutamente, noi affrontiamo la tematica in realtà da parecchi anni, è da oltre 6 anni che siamo attivi con il primo progetto nella provincia di Trento, dove, per dare dei numeri, il canale mobile account based, parlando un po' tecnico, in ottica mobility as a service, conta, l'altro ieri è arrivato a 100.000 utenti a fronte di 120.000 utenti delle smart card del sistema di ticketing tradizionale per accedere al TPL. In realtà OpenMove si è occupata di MAS anche nel 2016, quando ha partecipato alla gara di Dubai della piattaforma integrata della mobilità, la Dubai Integrated Mobility Platform, progetto DIMP. Il team di OpenMove, in particolare l'azienda, è riuscita quindi a sviluppare sia la visione in termini di MAS che poi la fornitura tecnica. Infatti OpenMove vuole essere un provider tecnologico per il MAS e i sistemi ITS, come la bigliettazione, rivolti al MAS, quindi pronti per il MAS. L'esperienza di Trento, che comunque è un territorio abbastanza limitato, sarà replicabile anche in realtà più grandi, parlando sempre di Italia. Sarà facile portare questa esperienza anche in un tessuto sociale diverso? Sì e no. Sì, perché i paradigmi che sottendono l'esperienza del Trentino, che hanno trovato ampio spazio nelle linee guida, e OpenMove è stata partecipe sia alle linee guida di Club Italia che quelle di TTS Italia, in realtà nascono per essere replicabili. Identificano dei ruoli, quello del MAS integrator e del MAS operator, che sono congeniali poi a essere declinati nelle specifiche realtà. No, perché in realtà ogni progetto MAS ha la sua unicità. Ogni territorio merita il trattamento specifico a seconda degli stakeholder, delle relazioni tra i soggetti, di quella che vuole essere la governance pubblica del MAS. Si parla di metodi di pagamento, servizi di pagamento, che sono fondamentali per quando si va ad approfondire il tema del mobility as a service. Assolutamente sì, il pagamento elettronico è diventato non soltanto, diciamo, un momento obbligatorio per poter usufruire dell'esperienza di viaggio, ma è diventato assolutamente parte integrante della customer experience e anche elemento, diciamo, chiave della mobility as a service, perché sempre di più le tecnologie di pagamento stanno diventando il biglietto elettronico, quindi non necessariamente è indispensabile andare ad acquistare un biglietto e munirsi di un titolo di viaggio, a maggior ragione se cartaceo, ma tramite una carta di credito piuttosto che di debito è possibile anche viaggiare, perché quella carta, una volta che viene tappata e quindi validata su un dispositivo di accettazione, su un gate piuttosto che su un validatore a bordo mezzo, diventa lo strumento di viaggio. Ma quale può essere il futuro? Perché ormai siamo quasi abituati a vedere i tornelli automatici che si attivano con la carta di debito o di credito, ma il futuro su cosa si punta? Allora, il futuro si baserà sempre di più sulla integrazione dei diversi mezzi, quindi sulla creazione di infrastrutture molto più complesse e più ampie. Quello che stiamo osservando è sì che le città, anche le minori, si sono dotate di questi strumenti, che sono oramai all'ordine del giorno, quindi io col cellulare, con l'applicazione, col QR code mi posso muovere, però sono spesso dei sistemi chiusi, quindi io posso usufruirne all'interno del circuito della metropolitana piuttosto che sugli autobus, ma tutti gli altri mezzi, dal parcheggio alla ricarica del veicolo elettrico,
elettrico piuttosto che il car sharing o anche volendo l'auto privata sono scollegati tra di loro. Quindi se questi mezzi diventano tra di loro interconnessi, io posso avere un unico tap che diventa valido ovunque io mi sposti, quindi non soltanto dal mio punto da A a B, ma all'interno di una città e tra varie città che vengono connesse tra di loro. Mass Mobility as a Service è un futuro che però è sempre più presente, perché insomma è un qualcosa di davvero vicino e tangibile. Certamente, questo è uno spartiacque, l'abbiamo anche etichettato come la nuova normalità della mobilità. Il Covid ci ha insegnato che la mobilità cambierà, i trasporti collettivi di massa probabilmente si ricollegheranno diversamente, serve adesso strutture e tecnologie, accordi per fare in modo che la nuova normalità della mobilità possa essere realizzata, e gli strumenti MAS sono gli strumenti che ci permetteranno questo. Ecco, e VIX cosa sta proponendo, che esperienza porta, che esempi porta in tutta questa interessante discussione? Ma VIX Technology è un'azienda presente in tutto il mondo, come missione a quella della tecnologia per la mobilità, ma oltre a VIX vorrei segnalare che VIX fa parte di un gruppo che si chiama ICM Mobility Group, e che all'interno di questo gruppo ci sono diverse aziende, tutte che stanno lavorando assieme nella gestione della mobilità integrata. Per esempio VIX Technology è specializzata in bigliettazione elettronica, ma all'interno del gruppo abbiamo aziende come Little Pay specializzata nel payment service provider del mondo transit, abbiamo azienda di tecnologia mobile come Unwire. Cioè tutte queste aziende di questo gruppo stanno in questo momento collaborando assieme per realizzare le soluzioni MAS del futuro. Quindi in qualche modo non si integrano soltanto i servizi per gli utenti, ma si integrano anche le esperienze delle singole aziende. Noi oggi mettiamo a disposizione i servizi nostri che forniamo ai nostri operatori, ai nostri clienti, verso le piattaforme di integrazione di MAS Integrator o MAS Operator, ma nello stesso tempo faremo anche servizi delle nostre consorelle o aziende appartenenti allo stesso gruppo. Tanta attenzione al digitale, ma digitale e green vanno di pari passo, voi vi occupate anche di mobilità verde. Certo, certamente sì, diciamo che MAS è il concetto unificante, oggi le tecnologie che sono a disposizione, esperienze fatte in alcuni ambiti specifici della mobilità sostenibile, come per esempio la mobilità on demand, cioè il trasporto pubblico a chiamata, ci mettono in condizione di costruire un'offerta che metta insieme appunto diverse componenti e consenta di supportare, siamo una società tecnologica che fornisce soluzioni, tecnologie abilitanti, ci consente di supportare la costruzione e l'erogazione di servizi di mobilità combinata per gli utenti. Parte di questi possono essere appunto servizi che hanno una forte connotazione green, sostenibile, perché per esempio servizi on demand che quindi hanno di per se stessa un'efficienza operativa che consente appunto di rispondere alla richiesta effettiva della domanda e quindi efficientare il servizio, oppure servizi di mobilità elettrica, che è un altro tema su cui siamo impegnati appunto con lo sviluppo di soluzioni per la gestione dei processi di ricarica, di informazione per l'utenza, di pianificazione del viaggio e del servizio all'interno appunto di un'offerta MAS combinata. Si parla di mobility as a service, Olacek come è impegnata in questo settore, in questa discussione che si sta tenendo anche oggi qui a Roma? Innanzitutto buongiorno, Olacek diciamo che è marginalmente colpita dal concetto di MAS vero e proprio, in quanto noi offriamo dei servizi fisici, poca tecnologia. Ma è un concetto che sposiamo in maniera assoluta e profonda. È necessario che ci sia un'integrazione di tutte le varie opzioni e possibilità che ha l'utente per muoversi su un determinato territorio. Come entra Olacek? Entriamo un po' alla fine di questo processo, occupandoci del controllo della validità finale di quello che è poi la summa di questo viaggio e di questa esperienza che fa l'utente. Tanto più il MAS funziona, quindi tanto più l'utente ha a disposizione soluzioni
semplici da poter acquistare e facili da poter utilizzare, tantomeno il nostro intervento, diciamo, giunge all'epilogo di una sanzione, e quindi anche l'evasione è sicuramente ne beneficia di un sapiente utilizzo di tutti gli strumenti del MAS. È tutto per questa puntata di Transport, grazie per averci seguito. Questo programma è realizzato grazie alla collaborazione di Gruppo Spinelli, Logistics Provider.